È il 28 marzo 2024, la giornata è piovosa. Vediamo il confine del Caffaro tra Trentino e Lombardia. Il torrente Caffaro si snoda nella piana alluvionale. Portiamo in evidenza il punto in cui sulla statale 237 del Caffaro il ponte in ferro consente il collegamento Trentino-Lombardia. Il torrente Caffaro qui fa da confine, vediamo sul versante Trentino posizionata una gru gialla. La grossa gru consentirà di posizionare sul torrente Caffaro un terzo ponte provvisorio. Consentirà il flusso del traffico quando verrà chiuso quello vecchio, per essere rinforzato e oggetto di manutenzione. Si sta ultimando il montaggio della gru. Ritorniamo sul confine del Caffaro il 3 aprile. È in corso la fase di scarico dei moduli che una volta assemblati andranno a formare il ponte che verrà posizionato provvisoriamente. Mentre si effettuano le operazioni di scarico e montaggio dei moduli, andiamo a fare una breve cronistoria. È già da qualche anno che la vicenda del ponte sul confine del Caffaro tiene banco. Il torrente Caffaro traccia in questo tratto il confine tra Lombardia e Trentino. Prima della Grande Guerra era confine tra Italia e Austria. Sul suo vecchio ponte in ferro, risalente al 1906, corre tutt'oggi il traffico tra le due regioni. Siamo a metà strada sulla direttiva Brescia-Madonna di Campiglio. Qui era stata progettata una rotatoria. Questo è l'unico punto sul confine del Caffaro che consente un traffico fluido tra le due regioni. La costruzione della rotatoria era stata commissionata dal comune di Bagolino. Bagolino è il comune lombardo a ridosso del confine in provincia di Brescia. Per il finanziamento dell'opera si è attinto ai fondi dei comuni di confine. In pratica che paga è la provincia di Trento. La rotatoria non è stata approvata in quanto c'è chi ha voluto mantenere il vecchio ponte in ferro del 1906. Dandogli una valenza storica è messo sotto tutela. Ci sembrerebbe più realistico considerarlo quale archeologia industriale. Ritorniamo sul punto di confine il giorno successivo, il 4 aprile. Siamo in presenza di una bella giornata e quindi è possibile effettuare delle riprese aeree. Vediamo che uno spezzone del nuovo ponte è già stato posizionato. Mentre corrono le immagini aeree, continuiamo con la nostra cronistoria. Si è elaborato un secondo progetto che prevedeva ancora una rotatoria e contemporaneamente si salvaguardava il vecchio manufatto in ferro del 1906. Non veniva eliminato, ma semplicemente spostato più a monte, laddove effettivamente era posizionato il vecchio ponte storico. Ma anche questo progetto, che comprendeva sì la rotatoria, ma contemporaneamente andava a soddisfare la tutela del ponte considerato storico, non è stato preso in considerazione. Il ponte deve rimanere dove si trova. Quindi si è provveduto a realizzare un secondo ponte più a valle rispetto a quello considerato storico. I due ponti dovevano sostituire le funzioni della rotatoria. Con il traffico in direzione Lombardia correre su quello vecchio e quello in direzione Trentino su quello nuovo. A questa nuova soluzione venne dato il nome di rotatoria asimmetrica. Il problema è che mancando le curvature che caratterizzano una normale rotatoria, il traffico dei mezzi pesanti che dovevano immettersi sul ponte nuovo non è possibile.
non avendo lo spazio sufficiente per curvare. Morale della favola, il ponte del 1906 continua a sopportare il traffico in ambo i sensi di marcia e il secondo ponte nuovo è inutilizzato. Quindi si sta posando un terzo ponte tra i due manufatti per far scorrere il traffico mentre si interviene su quello realizzato nel 1906, al quale tra l'altro è stata abbassata la portata per sicurezza a 40 tonnellate. Una volta riparato e adeguato il ponte considerato storico, il traffico dovrebbe scorrere sulla rotatoria asimmetrica. Almeno questa dovrebbe essere l'intenzione. La grossa gru utilizzata per poter posizionare il terzo ponte provvisorio ha una portata di 500 tonnellate. Per l'affitto del ponte Bailey verranno pagati 14.000 euro mensili. Il giorno 5 aprile siamo ritornati nuovamente in prossimità del passaggio di confine. Ma questa volta lo portiamo in evidenza dal versante lombardo. Dopodiché ritorniamo a documentare da vicino le fasi di scarico e montaggio, nonché la posa del ponte modulare. Il sistema modulare di questo tipo di ponte è estremamente versatile. Ponte di tipologia militare che porta il nome del suo ideatore, l'ingegnere britannico Donald Bailey. Il ponte che si sta posizionando è lungo 29 metri. Ogni spezzone di ponte si compone di due moduli, uno di 16 metri e uno di 13 metri, con una larghezza di 2,50 m. Il ponte viene realizzato con quattro spezzoni di questo tipo, posizionati uno accanto all'altro, pertanto si otterrà una larghezza complessiva di 10 metri lineari. Ponti di questo tipo, come nel caso del Caffaro, vengono realizzati qualora sia necessario ripristinare provvisoriamente il collegamento stradale tra due sponde di un fiume. Nella maggior parte dei casi questo avviene quando un evento naturale abbia distrutto o reso inagibile il manufatto originario. Vediamo le ultime fasi della posa del ponte ed una volta che l'operazione è stata portata a termine non ci rimane che mostrare dall'alto come si presenta ora il punto di confine sul Caffaro con i tre ponti. La provincia autonoma di Trento per la posa di questo ponte provvisorio ha reso disponibili altri 900.000 euro. E con questa immagine andiamo a concludere.